Ponsar. Forza Pinali, un servizio bomba in qualche modo, Pesaresi lo tiene vivo e poi Mar chiude il punto. Cosa ha fatto qui l'Allianz, perché Pinali aveva sganciato un missile? Assolutamente sì, ma lo conosciamo, lo caro Lorenzo, batte molto ma molto bene questo ragazzo. 5 pari in battuta, Jean Patry. 19-16, Leandro Mosca, il suo float ricevuto da Zonka. Batak lo deve un po' inseguire, poi cerca Coppers e qui sfortunato anche Coppers, perché la palla dopo il muro gli sbatte addosso e finisce out. Punto Milano, ma questa volta, anzi ancora questa volta, il muro di Milano. Sì, Riccardo Sbertoli. Tagliato il numero 6, Zonka, non benissimo, allora Basic subito a punire la Konzar con gran tempismo. 22-17 e time out per la Konzar Ravenna. Bravo Sbertoli con questa palla commessa giù, corta, spin, ha sorpreso la ricezione e ha offerto questa slash a Basic che ha chiuso il punto. Al servizio Grozdanov. Lo riceve Basic, non bene, Sbertoli con una mano riesce a tenerla viva e poi Jean Patry che fulmina la difesa di Ravenna, ma qui ha dovuto fare praticamente un miracolo Sbertoli. Io do il punto a Sbertoli, questa palla, perché ha fatto veramente una cosa eccelsa. Serve Batak, molto bene Batak, ma molto bene anche la recezione di Mar, poi cercato Leandro Mosca, buon primo tempo profondo, punto di Milano 6-4. Secondo me l'aveva anche toccata al muro, sì. Zonka al servizio, va di nuovo a forzare, questa volta Pesaresi più pulito nella ricezione e Mar va a sfogare la rabbia per il muro subito con questo attacco in diagonale. Bellissimo attacco in diagonale, proprio si è vista la spallata di tutta rabbia e tutta forza. 11-10, Milano conduce di un punto solo. Come nel primo set. Il regista della Konzar serve molto forte, Pesaresi la tiene viva, poi la palla per la corrente Basic in pipe. E qua che bella l'intesa tra Sbertoli e Basic. Hanno corretto l'errore del primo set che aveva fatto infuriare Piazza. Stavolta Sbertoli ha fatto fare... Stephen Mara al servizio, molto forte, Zonka in qualche modo riesce a tenerla viva, poi Pinali. La palla torna nel campo dell'Allianz che può contrattaccare, va da Jean Patry, diagonale profondissimo, ma in campo. E questa volta l'Allianz non perdona. Time out per coach Bonitta. E come nel primo set, arrivati a 10 pari, 11 pari, Milano prende il largo e riesce a fare due break di fila. Ma anche bene. Servizio della Zone One. Questa volta non è più corto e allora Milano trova il punto. 17-16 con un buon attacco di Luca Basic. Ricevuto tanto bene comunque. Serve forte, intanto Sbertoli lo riceve bene Zonka. Poi il bugger di Coppers è un po' lungo qui, rischia lo slash Patria. Infatti gli palla ritorna indietro e poi Stephen Mar toglie le castagne dal fuoco per Milano, ma... Patry stava per combinare un pasticcio. Esatto, e Mar ha fatto vedere l'animo pugnanti dell'attaccante. Qualsiasi palla la tiro forte. Bravo Stephen Mar, bravissimo. Stephen Mar in battuta, va forte il canadese, lo riceve Coppers, deve inseguire la Batak. Pinali deve attaccare, Pesaresi, gran difesa. Allora Daldello col bugger dall'altra parte a cercare Basic che attacca, Luca Basic, palla vincente del francese, 25-23, Milano si porta sul 2-0 in un secondo set molto più combattuto rispetto al primo. Molto, molto, ma molto più combattuto, merito della Konzar Ravenna che ha giocato molto, ma molto bene. Molto, sì, abbiamo visto degli scambi anche difesa. Molto lunghi, tante difese belle e è arrivata vicina all'uno pari, poi però gli ultimi due punti Milano se li ha portati a casa ed è riuscita a strappare questo 25-23 che la manda sul 2-0. Bombardare, prova a fare una variazione, qui Basic lo riceve, allora l'attacco di Patry, grande difesa di Coppers in tuffo, poi Pinali si organizza, attacca, buona la difesa anche di Sbertoli, deve alzare Pesaresi, arriva Jean Patry, morbido
ha visto il muro a tre, ha visto anche la zona di campo scoperta e l'ha messa lì con intelligenza Gian Patrì. Bellissimo shot in zona 2 di Gian Patrì, ottimo colpo da grande Bicher. 5-2 di ricezione. Qui va forte Sbertoli in difficoltà, va Zonca, poi trova anche l'attacco Zonca, ma ha coperto bene Pesaresi il fondo del campo. Poi arriva Mar che trova il punto, ma qua grande coordinazione tra Sbertoli e Mar, bellissimo. Però bravo anche Pesaresi con questa difesa, mezzo metro fuori dal campo sulla linea di fondo. Bravo Pesaresi che ha concesso a Sbertoli questa azione di break. 10-6, 13-6, grazie all'occhio di falco di Stephen Mar e al videocheck, Milano si porta a più 7, serve ancora forte con Sbertoli, Coppers che fa un miracolo e poi Pinali ha provato qui, comunque punto di Sbertoli, ace, complimenti, ma qui Coppers ha una mano senza paura, quasi andandosi a scontrare contro i led, avrebbe meritato che miglior, questa palla rimanesse in gioco. Esatto, miglior sorte, avrebbe meritato miglior sorte, anche perché... Va fortissimo Pinali, a terra Basic, Pesaresi alza il bugger, vediamo se ci arriva Patrì, sì, morbido, poi in qualche modo la tiene viva Ravenna che però deve regalare la free ball e la chiude subito di prepotenza, di tracotanza Bianco Zamerni, che qui un colpo che fa più male al morale. Assolutamente, secondo me ha voluto proprio togliere il servizio a Pinali con dimostrando superiorità. Il centrale su queste palle è sempre pronto ad avventarsi, tra l'altro Milano sta ricevendo a due, devono stare un pochino più avanti e ricevere in palleggio. E qui intanto la recensione è stata buona e il primo tempo di Kozamerik ha chiuso il 24esimo punto per Milano, che adesso ha innumerevoli match point, il primo nelle mani di Luca Bazzi. Va il francese. Non perfetta la ricezione di Ravenna, infatti viene accusata di un fallo sul tocco di Coppers. Non protesta nemmeno la squadra della Consar. 25-18, si chiude il terzo set.